pesce magnifico, la cernia bianca. E la liberiamo, eh. Ultimo lancio così, poi mi sposto. Non è un pesce piccolo. Forse una cernia. Non mi piace che stia lì così. Ah, va un altro di sti merdosi. Un altro di sti merdosi. Ragazzi, ho fatto la pappa in un simpatico ristorantino che ho trovato e adesso cambiamo spot e proviamo in acqua un po' più bassa. Vediamo se qualcosa, e spero anche che da questo lato ci sia un pelino più di schiuma, un po' più di movimento, magari con una leggera onda che rimescola il fondale, incrociamo le dita, magari speriamo di trovare un po' più di attività rispetto allo spot di stamattina presto. Andiamo. Ragazzi, sono di nuovo a pesca. Spot abbastanza camminabile, non difficilissimo, insomma. Spot molto carino. Utilizziamo un jig frusto, di quelli che hanno già parecchi anni sulle spalle. Ragazzi, spot è potenzialmente carino, però non lo so, qualcosa mi dice di cambiare. Non ho visto nulla, quindi secondo me è un po' inutile continuare. Voglio provare a cambiare di nuovo zona. Vediamo, a vedere se riesco a trovare un pelo più di schiuma. Speravo qua di trovarla, ma questa è increspatura, non è schiuma. Basta, basta. Basta così, rispostiamoci, dai. Eccoci qua, rieccoci qua. Ragazzi, allora, siamo sullo spot che abbiamo cambiato. Ci avviciniamo a grandi passi all'ultima ora di luce. Ora e mezza, adesso devo vedere un po', ma non manca tantissimo. Ora la mia domanda è se restare qua, morire qui, restare qua fino alla fine. Non è una punta fondissima, ma sembra essere un bel passaggio comunque, tutto sommato. Oppure spostarsi di nuovo. Eventualmente avrei ancora tempo per cambiare un ultimissimo spot, ma a parte la stanchezza non so neanche se ne valga la pena a questo punto. Ragazzuoli, io a sti punti non so che fare.
Non so se cambiare di nuovo l'ennesimo spot. Se non altro non ho preso neanche un lago Piepolis per adesso. Di solito quando uno spot è attivo parla, come si suol dire, nei primi lanci. Se 3-4 lanci, boom, pesce, lo spot a parlare. Poi attenzione, perché possono esserci anche giornate in cui sì, magari nei primi lanci beccate qualcosa, vi pensate che sia attivo, poi invece era l'unico pesce che girava e lancio novità, si è buttato sull'artificiale. Ma ci sono invece delle giornate in cui appunto primi lanci pesce e poi magari si susseguono perché c'è dell'attività, c'è del pesce in caccia, insomma. Era una lampuga. C'era qualcosa che voleva prenderla. C'era qualcosa che voleva prendere il cibo. Qualche lancio a galla l'abbiamo provato, ma nulla. Non è salito più nulla di quella creatura marina che mi aveva sbollato dietro il jig. Aveva fatto un gorgo mentre stavo recuperando il jig negli ultimi metri. Non ho capito se era una lampuga, perché non sono riuscito a vederla col riflesso del sole. Se era una lampuga o se magari era una grossa guglia, non lo so. Probabilmente ero uno di quei pesci. Come pozzo da stare a buio è spettacolare. Sicuro qualche baracudone gira qua. Come on man, dai. Che sia un barra? O una di ste aguglie che mi seguiva? Ma comunque sembra un pesce piccolo. Mi sa che è una di ste aguglie, sai? Tira nulla. Adesso sembra che sta venendo. No, 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 un barra microscopico. Un barra microscopico che non. Non perdiamo neanche troppo tempo. Mazza, ma che piccoli sti barra, oh. Non erano comunque quelli lì, eh. Secondo me era qualcos'altro. Se fossero grandi non sarebbe male, eh. Fossero belli grossi da 4-5 kg. Mi fermerei anche 20 minuti, mezz'ora dopo il primo buio, ma ho paura che la taglia sia infame così, piccolini. Porca che ricciole! Porca! Che pesci! Mamma mia! Mamma mia, che spavento! Sotto i piedi mi sono uscite, oh. E se fossero state loro che cacciavano? Ci sta, come cosa. Mi sa che quasi quasi rimonto un jig, va. Rimonto un jig. Riproviamo a montare un jig, va. Lancio a popper e poi a stick. È inutile intestardirsi con i metal jig se vediamo che comunque non danno risultati.
lucciole le ho viste adesso. Le ho viste, ma hanno seguito sotto i piedi. Ed erano anche due bei pesci. Quindi so che sono in zona. Poi non è detto che mangino. Anzi, sicuramente a jig non sono molto propense. La stick me l'hanno seguita due volte. Una volta veramente sotto i piedi quando stava per uscire dall'acqua e mi hanno visto in pieno, una mi ha visto. Ragazzi, sto seduto perché voglio cercare di stare il più basso possibile e farmi vedere meno. Mi hanno inseguito prima due volte fin sotto i piedi e mi hanno visto. Pesci molto molto guardinghi, non sono proprio attivi. Col jig assolutamente non hanno mangiato. Popper zero, vediamo a stick adesso. Al limite potrebbe mangiare un bar. Siamo quasi a buio, quasi. Mangiano male, oh. Mangiano lentissimo, proprio lentissimo. Sono pure piccoli, guarda piccoli. Sono barretti piccolini. Slamato? Sì, tanto lo rilasciamo. Guardate che barracudino! Beh, quel poco che si vede, tanto lo mollo. Molle! Ragazzi, i pesci sono davvero ma davvero fermi. Anche i barracudini minuscoli mangiano malissimo. Recuperi lentissimi. Vediamo se ne riesco a fare ancora uno, poi me ne vado, tanto ne ho abbastanza. Ma sono su pause di un quarto d'ora. Questo sembra ma non è. Sembra ma non è. Stessa taglia. Ma no, forse leggermente meglio. Cioè, leggermente meglio si intende 300 grammi di più rispetto all'altro. Mangiano veramente super lenti e super stupidi. Aspettate che metto la luce, almeno si vede qualcosa, spero che si veda qualcosa. Oh, piano. Barracudino, ino. Vabbè, dai. Che ci vogliamo fare? Facciamo così, facciamo. Allora ragazzi,
Non so cosa si vedrà, io sono completamente abbagliato da questa luce stroboscopica. La pescata finisce qua e direi che è anche ora, visto che da stamattina alle 6 che martello, adesso saranno forse le 7 probabilmente, non lo so, e sono tante ore che sono in scogliera a lanciare. Riassunto della giornata: pesce davvero poco attivo, nonostante sia stato in spot meravigliosi. Il pesce, ahimè, su quello non possiamo farci nulla, non era molto propenso nel mangiare le scarpe ufficiali. Sui metal jig praticamente poco nulla, a parte i pesci, gli schifosissimi pesci palla che avete visto, perché sono schifosissimi, fidatevi, se lì, se un giorno avrete l'occasione di prenderne uno, sono veramente pieni di muco, fastidiosi, emettono versi strani, puzzano, sono tossici, non sono sicuramente un bel vedere. Dopodiché una bella cenna bianca, quella era un bel pesce, l'abbiamo rilasciata. E poi abbiamo provato in questo spot qua a basso, ne abbiamo provati altri, diversi altri, ma fondamentalmente abbiamo fatto il cambio luce qua in questo spot con acqua più bassa, e in effetti le ricciole erano proprio qua, erano dove pensavo, o meglio speravo di trovarle, il fatto che non volevano mangiare. Mi hanno inseguito due volte sotto i piedi alla stick, non hanno mangiato, col jig tantomeno, ho provato anche a popper, non hanno potuto sapere, ho provato di nuovo a stick e alla fine ho fatto tre barracudini, quello che passava al commento, ragazzi. Poi io me ne vado a mangiare, ho parlato anche abbastanza, ragazzi, mi raccomando, statemi bene, un grande abbraccio, iscrivetevi al canale, io adesso me ne vado, ci vediamo al prossimo video, ciao!